Radio Radicale, siamo con Federico Conte di LeU, uomo chiave per i meccanismi delle riforme della giustizia. Lo ricordiamo, è uno dei relatori della Commissione Palamara. Ha elaborato una proposta per affrontare il nodo della prescrizione, tema che è stato affrontato in un incontro di questa settimana tra i capigruppo delle singole componenti parlamentari con il ministro Cartabia. Allora, oggi vi siete visti, volevo sapere se ci sono novità sulla commissione, la cosiddetta commissione Palamara, dopo le polemiche della scorsa settimana sui relatori che hanno investito, malgrado tutta la sua, anche la sua persona, non come qualità di persona, ma come opportunità perché si sapeva qual era la sua posizione, ma anche per capire come si andrà avanti sulla riforma del processo penale e civile. Allora, la novità di questa settimana è sicuramente l'incontro di lunedì avuto con la ministra Cartabia e i rappresentanti della commissione di studi istituita presso il Ministero per la riforma del processo penale, che in una lunga riunione da remoto hanno illustrato a noi capigruppo in Commissione Giustizia e ai relatori del disegno di legge di riforma le linee guida della loro proposta. È stata ovviamente una illustrazione orale, non abbiamo testi scritti, però è stato chiaro un po' lo spirito che ha sostenuto questi lavori, che è sicuramente uno spirito di profonda e significativa riforma del sistema. Sono proposte che vanno nella direzione di una ampia depenalizzazione, dell'introduzione di meccanismi, diciamo, di estinzione del reato affidati alla giustizia riparativa. C'è un lavoro molto molto importante che ho apprezzato particolarmente sulle pene, perché c'è una spinta verso pene alternative alla detenzione in funzione di risocializzazione, istituti che hanno dato molti risultati come l'affidamento in prova o la messa alla prova sono stati valorizzati in chiave espansiva. C'è un intervento che riguarda i riti alternativi, qui con mia particolare soddisfazione perché negli emendamenti da me proposti ho molto spinto perché si potenziassero il patteggiamento e il giudizio abbreviato. Se vogliamo che le aule vengano utilizzate soltanto per i processi veramente necessari, dobbiamo favorire la definizione alternativa dei processi con il patteggiamento e il giudizio abbreviato. È potenziato il potere del GIP in funzione di controllo del pubblico ministero sulla gestione della fase delle indagini preliminari, come linea di indirizzo, poi vedremo la norma di dettaglio. C'è una previsione, questa tutta da verificare sull'appello, si riprende l'idea del divieto di appello del PM, ma c'è anche, e questo è lo spazio che io voglio verificare perché desta qualche perplessità in me per come è rappresentato, si riduce lo spazio di appello anche dell'imputato. E poi c'è un ragionamento sulla oralità dell'appello che sembra stabilizzare la norma Covid, cioè l'oralità a richiesta. Quindi sarebbe fatto salvo il principio di oralità, ma diverrebbe poi l'eccezione, che sul piano culturale mi preoccupa perché il principio di oralità è un principio fondamentale del processo penale e credo debba essere preservato. E però devo dire uno sforzo molto significativo è stato fatto anche sulla prescrizione. Ci sono due proposte. Una è in continuità con il lodo Conte bis, perché mantiene un meccanismo di sospensione della prescrizione in appello e in Cassazione solo per le sentenze di condanna. Quindi replica il discernimento tra condanna e assoluzione che ha ispirato il lodo Conte bis. Poi ce n'è un'altra che loro pongono come alternativa, molto ambiziosa, che è quella di inserire una forma di prescrizione processuale, cosiddetta processuale, a fianco a quella sostanziale, che si muove su due angolazioni. La prima è l'arretramento al momento dell'esercizio dell'azione penale dell'interruzione della prescrizione sostanziale, cioè si ferma lì, e poi la previsione di fasi, così come si era già fatto, però con il puntellamento della sanzione, cioè l'estinzione del processo, ovvero anche la riduzione della pena sul modello tedesco. Questa seconda prospettiva è perfettamente in linea con l'emendamento da me proposto per superare il lodo Conte bis con una visione moderna del processo che replica la concezione dello speedy trial americano. E su questo c'è una convergenza anche della proposta del Partito Democratico. Però è una proposta complessa per la quale io mi sono permesso di suggerire di trasformare quella che adesso è una norma immediatamente precettiva,
in una delega al governo, cioè il governo deve avere la possibilità di calibrare, se la scelta sarà questa, l'intervento normativo in armonia e in maniera sistematica con gli altri interventi che dalle indagini preliminari alla Cassazione vanno nel senso dell'efficientamento. Il governo avrà una delega su questo? Io credo che questa sia la soluzione migliore. Ho sentito molte indicazioni di favore da parte di altri gruppi, altri invece chiedono che la norma venga mantenuta nella forma attuale, cioè come immediatamente applicabile. Però questo ci costringerebbe ad accettare delle due proposte, quella meno ambiziosa. Io credo che questa sia un'occasione storica e irripetibile per riformare o addirittura rifondare il processo penale italiano e renderlo finalmente contemporaneo. E il passo successivo qual è? Il passo successivo sono degli emendamenti elaborati sulla base di questo lavoro della Commissione verranno presentati dal Ministro, quindi dal Governo, al disegno di legge delega Bonafede, sul quale noi gruppi parlamentari abbiamo già svolto i nostri emendamenti. Ci sarà poi un lavoro dialogico tra questi due pacchetti emendativi per trovare una sintesi. Quindi c'è un lavoro politico molto importante da fare. Allora, si lavora sulla delega Bonafede e il Ministro e il Ministero, gli uffici del Ministero presentano gli emendamenti e poi li esaminate. Sì. Okay. Sì, li mettiamo in relazione con quelli nostri, cioè ci sarà questo lavoro, dicevo, dialogico, certo, per fare sintesi. Oh, sono tutti d'accordo col metodo? Sì, mi sembra quello che mi ha detto. Sul metodo sì, la divisione potrebbe esserci su alcune norme di sistema. Ho letto ad esempio che sulle proposte sulla prescrizione non sono tutti d'accordo per motivi diversi, e sul fatto che questa norma sulla prescrizione, che è l'unica, ripeto, del disegno di legge delega ad essere immediatamente applicabile, si trasformi in una delega, cioè si trasformi in un incarico al governo di trovare la migliore formulazione possibile. Io credo che questa sia la migliore soluzione, perché disinnesca un tema che sappiamo essere politicamente esplosivo e consente al governo di fare da legislatore, così come la delega gli consente, in un tempo e con un approfondimento adeguato. Senta, sulla commissione, scusi se uso questo termine, ma per capirci, sulla commissione Palamara che si fa? Allora, avete rinviato anche qui? Oggi non è stato possibile tenere la commissione tutta, tra l'altro su richiesta delle opposizioni per motivi terzi. Ci rivedremo la settimana prossima per proseguire nel percorso. Lei sa che la discussione è iniziata e che non abbiamo ancora depositato la nostra relazione introduttiva, perché c'è un'aspirazione, questo è il motivo vero, delle forze di centrodestra che sono al governo di esprimere un relatore. Lo trova giusto? Io non mi occupo di queste scelte, tra l'altro sono nella difficile condizione di essere uno dei due relatori. Lei ha accettato tranquillamente, si ricorderà, noi abbiamo parlato di questa commissione, sì. La primissima volta lei aveva espresso una posizione che era comprensibile sul fatto che una commissione parlamentare di questo genere entra nel rapporto tra i poteri dello Stato, quindi... Se ricorda bene, io manifestai perplessità sul fatto che il perimetro, l'oggetto della commissione, fosse tanto esteso da investire una funzione dello Stato, la funzione giudiziaria. Le commissioni d'inchiesta sono state pensate per investigare su un fenomeno specifico, su una fattispecie concreta, quindi mi lasciava perplesso che la proposta Gelmini avesse potenzialmente un valore di sistema. Evidentemente non ero nel torto, perché lo stesso gruppo di Forza Italia ha poi depositato una nuova PDL che invece è molto più seccamente perimetrata sui fatti dell'affair Palamara. Quindi evidentemente la mia posizione era puntuale, era opportuna, lo dimostra questa stessa iniziativa. Tra l'altro io devo dire che c'è motivo di soddisfazione per il fatto che i colleghi abbiano premesso, sia per il professore Ceccanti, che per me è la massima stima personale e politica, e che la rivendicazione riguardava solo un posizionamento politico, quindi è una discussione che si deve svolgere e che deve essere governata dai presidenti, è compito dei presidenti trovare una soluzione all'interno della maggioranza, e io credo che verrà con equilibrio, come è sempre avvenuto. Senta, io glielo chiedo per ultimo, ma non perché è ultima in ordine di importanza, su questa iniziativa della Lega col Partito Radicale sui referendum sulla giustizia. Volevo sapere lei come l'ha presa. Insomma, abbiamo visto che Letta ha detto certe cose, tipo è come buttare la palla in tribuna, però c'è stato un dibattito abbastanza ampio e alcuni dei temi che sono entrati nella discussione referendaria sono temi che
non saranno, per esempio, pensa alla separazione delle carriere e a una ulteriore modifica alla responsabilità civile dei magistrati, non è toccata da alcune delle, la legge Severino non è toccata da questo tipo di riforme. Allora, lei che ne pensa? Io penso che la battaglia per la riforma della giustizia nel codice genetico del Partito Radicale, e lo strumento referendario è da sempre stato uno strumento per dare la possibilità ai cittadini di esprimersi su temi molto significativi. Vedo con, diciamo, perplessità il fatto che di questa importante storia in un qualche modo si voglia impossessare la Lega, che in questo momento è al governo e che ha la possibilità di incidere su percorsi e processi di riforma molto significativi, che mai come in questo momento sono possibili, perché sono la condizione necessaria che l'Europa ci pone per beneficiare dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché c'è una crisi di sistema che è sotto gli occhi di tutti, che si pone il problema di intervenire rapidamente, perché questa maggioranza di quasi tutti, se ha una spiegazione, se ci consente di viverla in maniera serena rispetto alle diverse sensibilità, è perché dobbiamo fare cose che altrimenti non si farebbero. E allora credo che la Lega il suo contributo la dovrebbe dare in Parlamento, nelle commissioni, svolgendo con responsabilità il ruolo di governo, senza avere sempre questa aspirazione a stare un po' dentro, un po' fuori, con due piedi in due scarpe, a seconda della convenienza. Quindi, secondo quello, provo a tradurre quello che mi ha detto lei, allora la maggioranza dei migliori che fa una riforma della giustizia è più accettabile di un possibile accordo tra Partito Radicale e Lega, però non ritiene che la storia referendaria, oggi è il 13 maggio, il referendum sul divorzio vide i liberali e i comunisti insieme? Ma non ne faccio una questione di diversa provenienza ideologica. Il partito della Lega è al governo, fa parte della maggioranza che sostiene Draghi, si vuole intestare il cambiamento che Draghi sta determinando nella nostra società, nella nostra economia, nel nostro impianto diciamo giuridico. Deve farlo responsabilmente, collaborando e contribuendo a uno sforzo che è l'unica ragione per cui stiamo tutti insieme, perché altrimenti non ci sarebbe motivo per condividere un governo per la Lega. I radicali hanno una storia importante, nobile, hanno svolto questa funzione di sollecitazione dall'esterno da sempre, è ricchezza per il dibattito che viene da fuori, è una fonte naturale, per così dire, di spinte innovative nel campo dei diritti. Sono due cose molto differenti. Bene, io la ringrazio come sempre, grazie a Federico Conte di LeU, con il quale abbiamo parlato delle riforme della giustizia, il referendum e la cosiddetta commissione Palamara. Grazie.